Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Dissidia, Opera Omnia versione giapponese, perché oggi è uscita finalmente la nostra Jill Nabat da Final Fantasy 13-13-2, in base ovviamente da dove la volete collocare, anche se tecnicamente bisognerebbe collegarla al 13-2, dato che nel 13 non ha, diciamo, la stessa valenza che ha nel 13-2, però è finalmente arrivata in gioco. È arrivata in gioco con il suo Lost Chapter, perché vi ricordo che ovviamente gli eventi dei personaggi non esistono più, e adesso dobbiamo necessariamente pullare il kit. Ho un sacco di ticket che mi avanzano, devo appunto buttare letteralmente qualche ticket. Quindi andiamo subito a vedere un po' la situazione. Non abbiamo le free pull, abbiamo ovviamente i ticket viola dell'evento precedente, che ci aiuteranno comunque ad avere 3 multisummon gratuite, però la multisummon di base non ce l'abbiamo più. Torna insieme a Pain, di cui io effettivamente non ho la BT, per cui potrebbe essere anche una buona scusa per cercare l'abiti di Pain, che ovviamente non mi interessa più di tanto. Però abbiamo il primo ticket, il free ticket, che ovviamente non mi dona nulla di interessante. E adesso invece iniziamo la nostra scalata verso il kit di Jill Nabat. Ovviamente mi serve tutto, perché ovviamente essendo personaggio nuovo non ho nulla, quindi tutto ciò che riusciamo a raccattare è positivo. E vediamo soprattutto quanto sono costretto a spendere, perché finché si tratta comunque di ticket, ok, fin quando si tratta di ticket si può andare avanti, si spende, però bisogna anche darsi poi una regolata per non finire nell'abisso. Allora, intanto la 35 ce la siamo portata a casa. Vediamo se ci portiamo a casa qualcos'altro. La LD ovviamente sarebbe molto molto gradita, dato che non posso scambiarla in nessun modo, né con token né con altro, quindi... Ok, abbiamo anche la 15. No, è la XD5, che sinceramente non mi interessa più di tanto. Vabbè, ticket, diciamo ticket viola, che potevano andare meglio, sicuramente sì, però non ci disperiamo ovviamente. Ne approfitto, bevo un goccio d'acqua. Ho la gola secca stamattina. Jill Nabat, in realtà non lo so se esserne soddisfatto oppure no. Ok, non abbiamo ottenuto niente. Bene, ticket viola che sono andati maluccio, oserei dire. E adesso cominciamo a spendere tutti i ticket che ho raccimolato praticamente fino a questo momento, perché ho avuto comunque una buona serie fortunata in questo periodo, quindi non mi posso lamentare effettivamente di... bene, ok, LD assolutamente good dal ticket, assolutamente buona. Perché è l'unica arma che tecnicamente, a parte la BT, perché non ho BT token, non posso effettivamente scambiare con tokens o altra roba. Quindi la LD è sempre la scelta migliore da trovare subito con i ticket. Ok, iniziamo. Va bene, quindi mi manca praticamente la X e la BT.
La FR, ok, così da Orba Azzurra. Ormai le Orba Azzurre sono le migliori probabilmente, perché ti danno più soddisfazione. What? Ti danno più soddisfazione delle Orb, praticamente anche viola quasi, perché parti sconsolato e poi invece ti ritrovi con le sorprese, no? Cioè, noi già abbiamo trovato LD ed FR che. Ovviamente esclusa la BT, perché la BT è quella da trovare con i ticket sicuramente più difficile, però seconda LFR, ottimo, così risparmiamo qualche high power stones. Ovviamente io di Pain ce l'ho la FR, quindi diciamo che è tutto superfluo in realtà. Devo trovare la X e poi tecnicamente la BT, solo che cercare la BT con i ticket non so quanto possa essere conveniente. È vero che sono costretto, tra virgolette, io a buttare ticket, perché sono costretto a buttare ticket, però non so neanche fino a che punto mi convenga buttarli in questa maniera, cercando una BT che. Ripeto, con i ticket non conviene in termini di numeri, ve l'ho sempre detto. Cioè, fin quando si cerca un'altra arma va bene, magari la sculata, la botta di culo, però ovviamente non bisogna neanche esagerare. LDD5 che non mi interessa. Tra l'altro la EX ancora non ce l'abbiamo, quindi siamo in gioco, per così dire, perché siamo in gioco. Sarebbe quasi ironico trovare la BT e non la X con i ticket, perché sarebbe veramente ironico. Ci cioè, ho trovato FR delle D che hanno la percentuale più bassa della X, e la X invece ancora non mi è uscita, anche dalle orbe dorate. È vero che giustamente le X sono mischiate con le altre armi, ecco, per esempio le altre LD, le altre X, no? Quindi è normale che siano mischiate, però. Diciamo che altra orb viola. Tra l'altro, due orb viola con i ticket. Non dico che sia una cosa comune, però non è neanche. Cioè, è abbastanza raro effettivamente avere delle orb viola con i ticket. Perché solitamente. Oh, la X intanto ce l'abbiamo. Ok, quindi io tecnicamente. E poi FR di Pain. Cioè, io tecnicamente avrei finito. Perché se volessi appunto cercare la BT, tecnicamente dovrei andare con le gemme. Perché abbiamo la FR, la LD, la X e poi vabbè 15 e 35 che le abbiamo trovate. Solo che io ho 900 ticket qua. E devo anche. Ritirare, no, questi sono i G tokens. Devo anche ritirare da qua. Avevo ticket da ritirare perché non ricordo esatto. Vedete, cioè io qua ho praticamente ancora altri ticket da ritirare. Solo che non ho i tokens, ma dovrei avere gli skip ticket per facilitarmi il tutto, quindi devo necessariamente pullare ticket, anche perché ne ho nel mio box ne ho diversi, quindi io direi di andare con altri 100 ticket giusto per tentare la fortuna. Qua diciamo, li perderei quei ticket, per cui in questo caso non dico che sono costretto, perché dire costretto in realtà no. Però per evitare di perderli, perché quelli sono ticket che comunque perderei per sempre, e sono comunque un buon quantitativo di ticket, preferisco tirarli qua nella speranza magari di avere una botta di fortuna e magari poi buttarli anche sul banner di Pain, visto che anche Pain mi manca, quindi. Visto che mi manca anche Pain, per cui vorrei effettivamente
Vediamo se... No, niente. LD di 5. Va bene. Direi che allora in questo momento ci... diciamo, ci aggiorniamo nel momento in cui troveremo qualche cosa. Io continuo a pullare, ma per evitare di lasciare il video troppo silenzioso, mettiamo un piccolo sottofondo a tema, che dite? Wow, ho messo il sottofondo a tema e questo è il risultato? Non pensavo, letteralmente non pensavo. Mi viene da ridere, ma ho altri ticket che dovrei spendere. Ovviamente penso di poterli accumulare, quelli che devo recuperare adesso. Però non lo so, devo controllare. Devo assolutamente controllare. Ma ce l'abbiamo fatta. Con i ticket che dovevo necessariamente buttare, perché dovevo necessariamente buttare, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato il kit. Wow. Ogni volta che mi esce una BT con i ticket, per me è un miracolo.
è una cosa che in realtà mi è capitato spesso ultimamente, almeno nella versione giapponese, però ogni volta che succede è un miracolo, letteralmente un miracolo. Per cui go, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, detto ciò, io vado a prendermi gli altri ticket, inizio a maxare Jill Nabat, le farò le board, farò tutto quello che devo fare e stasera la vedremo in azione. Quindi grazie ancora per essere stati con me, spero che le vostre pull siano andate altrettanto bene e noi ci becchiamo ovviamente stasera e alla prossima con un altro appuntamento.